Il lavoro, in latino il termine che lo indica è opera, e viene da operare, darsi da fare. Ma c'è anche il termine labor, e labor significa propriamente fatica. Ci sono questi due elementi nel lavoro. C'è il fatto che si realizza qualcosa, ma che si realizza qualcosa normalmente con fatica. Ci sono dei lavori piacevoli, ci sono dei lavori meno piacevoli, ma comunque sia impegnativi sempre se si vuole veramente realizzare qualche cosa di valido, qualche cosa di importante. Da dove nasce questa fatica? Beh, sono credente, leggo la Bibbia. La fatica inizia con il peccato originale, non è che l'uomo prima non lavorasse. Era custode del giardino, e custode del giardino non significa che stava lì ad aspettare guardandosi intorno, vuol dire che lavorava il giardino, che è ciò che Dio ha messo a sua disposizione. E tuttavia la fatica è stata aggiunta dopo il peccato originale con un progetto provvidenziale di Dio, perché tutto è provvidenziale nel pensiero di Dio. La fatica è lo stimolo all'uomo di crescere, lo stimolo all'uomo di salire, il progresso significa proprio questo, un andare avanti faticosamente, impegnatamente, ma per raggiungere qualche cosa di grande. Buona settimana, amici!